Dopo anni di silenzio torna alla vita sul circuito del Nürburgring. Questi grandi circhi per combattimenti automobilistici, quando le macchine li disertano, prendono subito un'aria di abbandono. Ma si accendano i motori ed eccoli nuovi, drammatici, col loro tracciato che occhieggia, geroglifico su cui si deciderà la sorte. Il preludio è toccato alle vetturette da 500, ma il torneo che conta è quello della Formula 1, i grossi calibri. Si disputa il 14° Gran Premio Automobilistico della Germania. 456 chilometri, 20 giri. Affacciamoci sugli ultimi 10 quando tra Ascari il 71, Ferrari il 4005 e Fangio il 75, Alfa Romeo, il duello è ai ferri corti. Una pista indiavolata che può sempre riservare grosse emozioni. Il grido della folla è mozzato dal gemito lacerante di una sbandata. È Giraud che ha sbagliato una curva, ferita a una gamba per fortuna non preoccupante. Il duello continua. Ascari domina, ma Fangio col giro più veloce si è assicurato un punto di più per il campionato del mondo. Il traguardo è di Ascari, attraversato dal tricolore, il lauro è imponente, proporzionato alla vittoria.